siamo collegati in diretta con Franceschina che ha appena tirato fuori 100 euro di multa, e questa cosa noi non ce la dobbiamo scordare. No, perché 110. 110, perché noi siamo stati un po' superficiali sicuramente, che alla fine uno le proprie responsabilità le deve sempre ammettere. Però c'è da dire, c'è da dire che così non si fa. Questo è il nostro aereo, un super jumbo dell'Alitalia 8C. E noi invece siamo con l'elicottero. Attenzione, collegamento in diretta. E come vedete siamo davanti all'aereo. Sta partendo l'aereo. Siamo già in ritardo. Qua c'è Franceschina che vuole farci le solite raccomandazioni. Segnate i telefoni. Poi? E poi niente. E riaccendeteli subito dopo. No. Scusate per questo ennesimo video inutile. Siamo distrutti, siamo partiti ieri mattina, la sveglia è stata alle 4 meno un quarto, 4 meno un quarto per prendere l'aereo alle 7 meno un quarto con la Ryanair. Poi siamo arrivati a Roma, abbiamo aspettato una serie di ore non quantificabili a Roma. E poi, tra l'altro, il nostro volo successivo, quindi quello che ci ha portato ad Amman in Giordania, ha avuto un ritardo di quasi 2 ore. Quindi siamo arrivati ad Amman alle 8 di sera e siamo rimasti là un altro po' di ore e siamo ripartiti a Luna. C'è una sabbia a terra, glielo dico a lei. Non c'è tempo. Cosa? Sono la ragazza. Dillo. E vindi. E la nostra buona azione quotidiana l'abbiamo fatta. E hanno vinto la cena. E niente, quindi da Amman abbiamo preso l'aereo a Luna per Bangkok. È tipo che... Oh, mi bidino? Ah, vediamo, sto prima non gli abbiamo detto niente. Questo, hello? Che ti, o ti? Questo piccolo. O quello grande? Tati, alle barca, ancora alle barca. Ecco il ghiaccio. Ancora alle barca. No, quello là, non è col ghiaccio. Sei live. No, infatti ho questo bikini che alla fine comunque costa, no? Ridendo e scherzando, per metà costa della vita di qua. È un succo di arancia tutto sommato, ma molto dolce. Sì, perché non è proprio arancia, là c'era... Comunque stiamo raccontando la nostra vicenda. A Luna abbiamo preso l'aereo. Per non andare troppo. Era per Bangkok, cioè sarebbero questi? Le ciliegie. Questi qua sono limone. Questo è il limone dolce. Sei live e questa è la via principale del Ciao.
Qua non si scherza. Più tempo e più la notte va avanti, la sera va avanti, la notte ancora è presto per parlare di notte, e più la situazione diventa un delirio. Con blocchi di folla che si fermano davanti ai venditori e file. Qua c'è un altro momo. Ah, questi noodles fatti da loro, molto buoni. In questo treno che si chiama Franceschina, la cruciverbista, mentre proseguono incessanti lavori del cantiere di Lambang e il treno ci porta a Chiang Mai. E ricordiamo che in questa cabina non è permesso fumare, non è permesso aprire i finestrini, non è ancora arrivata la colazione. Come non è arrivata la colazione? Ecco il nostro amico controllore. Fa caffè! Orange? Oranges? Eh? Yeah. Two oranges? No, I do orange fruits. Okay. Two orange fruits. Si è illuminato appena gliele chiesti. I'm working on a dream. Che quando rivedremo questo video fra qualche anno, come abbiamo visto quella della Romania. Quando abbiamo visto quella Romania abbiamo scoperto un modo molto interessante di viaggiare. Un take away travel. Vi ricordiamo inoltre che abbiamo aggiornato gli orologi sul fuso orario di Bangkok alle ore 8:22. Abbiamo passato la notte in maniera abbastanza piacevole. Ci aspettavamo un treno un po' più comodo, soprattutto dal punto di vista dei gabinetti. Tutto, cabina, io mi aspettavo ci fosse... Tutto rinviato al All in One, infatti il nome All in One si presta bene. La stazione di Mae Mo, siamo già probabilmente nella provincia di Chiang Mai o di Lapang, no, questo è di Lapang, anzi sicuramente di Lapang, ancora a Lapang non abbiamo le 9 e sono ancora le 9. Le condizioni igieniche non sono accettabili, siamo al limite e di questo vorremmo parlarne con l'igienista Francesca Blanco. Allora, quali sono i rischi? Quali sono i rischi in cui si incorre per una cattiva igiene? Noi non siamo a questi livelli ancora. Non siamo ancora a questi livelli, ma... Anche perché le nostre prospettive... Diciamo che ci stiamo giocando tutto.
il tutto per tutto ce lo stiamo giocando all'albergo all in one, infatti faremo tutto là. E per tutto? Si intende. Tutto. Vi facciamo vedere ora un'immagine esclusiva. Le mie ascelle. Come non si vedono? C'è la maglietta. Qua c'è un alone di sudore secco. Crediamo. Cosa diciamo che rischia? Sei nella fase in cui non hai più niente a che fare. Cosa si rischia quando si... sono altre 2 ore e mezza, se non fai. Cosa si rischia quando si hanno le aloni di sudore secco? Niente. No. Per favore, faccia vedere, faccia nello schermo. E a questo punto delle immagini in esclusiva del treno in movimento. Ecco qua. Dopo 2 giorni di viaggio ci siamo accorti che c'è capelli pieni di croste, non è vero? Lunghi. Le unghie? No, lunghi i capelli. Visto che non vai da un parrucchiere, da un barbiere dai tempi della campagna elettorale praticamente, quindi al 2014, si è deciso. Visto che nel barbiere e nel parrucchiere ci andrò solo in viaggio e iniziamo questa nuova procedura con Chandler. Con what's your name? Yeah. La. Eh? La. La. Yeah. Con la, la parrucchiera, iniziamo questo nuovo protocollo. Emergente della Thailandia. Ti tuk tuk. Ah no, tu tuk. Ma che tu tuk? Nel frattempo che abbiamo acceso la telecamera. Intanto il mercato. Ecco, che fare l'abbiamo fatto anche noi forse. Parlare di mercato è una cosa
riduttiva. Certo, il mercato della domenica intanto è già questo. Gente che si è persa per strada. Sono cagate? Cosa sono? Gente che non sa più dove abitare di casa. Tutuk, ma quanto è costato? 100. La reazione sta degenerando. Il test finisce veramente male. Anche questo. Macchine e foresta. Siamo per prendere un treno autobus per Chiang Rai. Abbiamo fatto due notti a Chiang Mai. Il tempo vola. I problemi di logistica incalzano. Qui con noi abbiamo Franceschina, grande conoscitrice delle foreste thailandesi. Sa distinguere tutti i vari rumori. Che la foresta generosamente produce. Ci siamo affidati a lei per attraversare il sentiero che vedete alle spalle. Ora sta controllando i SUV. Questa è una nota colorata a contorno. Praticamente in questo posteggio sono più i SUV. Sai spiegarci il motivo? Non è vero. Diciamo un 50 e 50?
Beh, è comunque elevata come, come proporzione. Vedete questi begli alberi di mangrovia. Puoi spiegarci questa... o no? Toyota, Mitsubishi, Mazda. Sì, un bel parco macchine. Oh, ma comunque... che sarà bello. Ora io ti dico questo. Dico, noi gli autobus in Italia non ne prendiamo molti. Anzi, non ne prendiamo anche uno. Però abbiamo preso scoppio, per esempio, allora. C'è stato qualcuno che ha fatto tutta questa parlata all'inizio. Di avungati, di cose. Anche in India. E in India nessuno ci ha mai fatto discorso. In India c'erano? Gli autobus non nessuno ci ha mai fatto discorso. In autobus in India discorsi non se ne fanno. Thailandia. Ripeti. Thailandia. Ripeti insieme a me. Chi sa Thailandia? Ciao, ci sono immagini in Thailandia. Due campi praticamente, o forse quello è pallavolo. Questo sembra col panico, no?
Lei ne batte lui? Deve dare a quella. Non c'è sensibilità. Stai presentando il Mekong? Non l'ho presentito. Ah? Allora signori, qui è facile da dire. Dove sono io si chiama Thailandia. Guarda il fuso orario. Invece sulla sinistra c'è il Myanmar, ex Birmania. Facciamo una bella autoscatta. Qui abbiamo un bel tempio. Qui c'è il nostro motorino. È un bel lungo fiume. Allora, questo siamo di nuovo sul Mekong, però più avanti, più andando verso, diciamo, nord-ovest, nord-ovest. Stiamo risalendo il fiume perché si vede bene che la corrente è in direzione opposta a quello che abbiamo fatto noi. E presumibilmente queste persone attraverseranno il fiume per andare in Myanmar, oppure semplicemente faranno una passeggiata sul battello per poi tornare nuovamente qui. E di fatto è il triangolo d'oro, quindi qui si incrociano la Thailandia, si incrocia il Myanmar e si incrocia il Laos. È un posto veramente bello, molto ben tenuto. La sopra sottone, guarda, se ti sposti c'è un altro buco. Dove? Ah, la sottone, è vero? Ma non ce la fa. Ci sono bandiere che battono lo stato thailandese, bandiere con del Laos. Non vedo molte bandiere con il mare.
posto simpatico. Thailand 2017. Allora, stiamo in direzione Chiang Rai e stiamo tornando verso il nostro la nostra guest house. E dietro alle spalle c'era la porta per entrare nel Myanmar, insieme a un'altra praticamente che forse è commerciale. E c'è tanta folla di rientro e il mercato è bestiale, c'è molta confusione. Ora sono 60 km da qua a Chiang Rai. A Tien Kong, a Tien Kong. A Tien Kong, aspetta, a Tien Kong. A Tien Kong, 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 a Tien Kong. E Franceschina ha scelto il posto VIP con subwoofer. No. A Tien Kong, Tien Kong. A Tien Kong, a Tien Kong. A Tien Kong, a Tien Kong. Siamo sull'autobus che ci porta a Chiang Kong, confine sul Laos. Autobus un po' al colcio, ma con gli standard locali, con un impianto stereo. Dovrebbe chiedere a chi sta dicendo, ti faccio provare qui con noi. Franceschina, appassionata di autobus. No? Guidatrice di autobus. No. Neanche. E ora la sorpresa. Per fare la sorpresa dobbiamo ruotare il mirino. Dalla Cina, eccolo qua, from China. China. Grande Cina. Yunnan, Jinghong, Sichuan, Jinghong, Sichuan,
Sichuan. Eccola qua, il ponte dell'amicizia di Franceschina con il doganiere. Come potete vedere, il ponte dell'amicizia non si può attraversare a piedi, ma si deve attraversare con un autobus. Questo autobus permette di portare la sponda thailandese alla sponda laotiana. Apriamo le finestre e ci accingiamo a salire sul ponte. Eccolo là. Boria. Sesto. Capisco perché si pensa questa cosa che non si possono fare video registrazioni nelle frontiere. È pazzesco, non so dove che l'hai vista la prima volta. E gli è rimasta sta malattia, ora il diamante. La terra dei diamanti. Wow, ciao. Wai sai. Wai sai. Cina. Faccio il caffè. Wai sai. Vietnam. E wai sai. Luang Prabang. In un autobus che io non avevo mai visto prima. Questo autobus i letti, ma sono doppi. C'è tutto il mondo che non conosci di me. Sì, ma no, doppi. Ah, allora non sono meglio così, sono doppi. Ecco qua la completa per prendere schiena. No, ma c'è il piano sopra e il piano sotto, ma sono doppi. Io so, facciamo cambio. Ah, così ora, cioè se ti sei portato la testa neanche una cosa fai E qua i nostri amici. E i nostri amici. E alle 6 partiremo per Luang Prabang. Con l'ambiai. Che sto buono. Abbiamo riprese dell'autobus notturno? No, vero? Peccato. Dove se ne staranno andando? A casa? A intrecciare altre ceste per domani. A preparare altre ceste per domani. Thank you.
Già. È tagliato. Aia. Goodbye. Goodbye. D'accordo. D'accordo. Le banane, il riso. Ma che c'è? Ciao! Ah, ha salutato. Ma si sa che traghetta gratis? Se ne va a casa sua. Al mercato, casa sua è là, in quelle case di fronte. Ciao, un ananas, un poco di banane, posate. Collegamento da Luang Prabang. Siamo nei giardini del re. No. La situazione qui a Luang Prabang è molto interessante perché il ritmo della città è leggero e lento, non mancano i turisti, anzi è pieno. Qua c'è il nostro ticket office, che noi non abbiamo preso manco un biglietto e non siamo entrati da nessuna parte, però è bello guardare gli altri, quelli che si fanno le fotografie, quelli che si fanno gli autoscatti. Va bene, gli autoscatti ce li siamo fatti anche, è vero. Però vediamo cosa esce dalla busta, il foglio con le domande per il prossimo quiz. Ah, aspetta, vediamo dove siamo. Comunque molti turisti orientali, pochi occidentali attualmente, no, ci sono molti ragazzi occidentali, sì. Com'è che si chiama? Partono da soli. Com'è che si chiama questo posto? Iuariere. Quello è. Il Nam Cam è il fiume che confluisce col Mekong. Noi siamo nella parte un po' più fuori, ma possiamo anche andarci a piedi, non è un problema. Ma non è mai saputo dire come si chiama questo posto. Nessuno lo sa. È di due terrazze in Cermo. Bene. It wasn't extraordinary because the river wasn't like going down on a slow river. Dopo. Tutta la situazione qua. Perché? Pacao? Sto rompendo. Vado a fare sistemare. Ma che qua è bello. Si sta rompendo la borsa. Dobbiamo provvedere a una riparazione efficace e immediata. E per sicurezza anche l'acquisto. Devo prendere quella là dal Shanghai. Dopo 12 ore di autobus notturna, qualsiasi essere umano sarebbe in difficoltà. E anche le mie ascelle. Eccole. Purtroppo la telecamera non è in grado. Non solo 12 ore di autobus. 10 ore di autobus. Più tutto il prima. A Chiang Rai. Più tutto il dopo. Vero? 100 scaline. 100. E più di 100. 300 erano. 300 scaline.
Ora abbiamo testimoni. Anche te ne vai? Avevamo testimoni in esclusiva di tutto questo. Niente, si sono allontanati. Approfittiamo per una panoramica di Luang Prabang, vista da qua sopra, che è uno stupa di cui non conosciamo il nome. Vi avevamo accennato a dei testimoni importanti e famosi. Ecco qui a testimoniare lo stato precario delle mie ascelle, Francesca Blanco. Siamo in diretta. Siamo dovuti salire fino a qui per fare arieggiare un po' di più le tue ascelle. Ma secondo, non soffia neanche un filo. Secondo un'antica leggenda, qua sopra i monaci buddisti salivano. Per farsi ristorare le ascelle dal vento del Mekong. Però bene, il Mekong è un fiume, quindi... Le bagna? No. E allora? Le asciuga? E allora? E allora davanti a noi il Mekong. Lo andremo a inquadrare meglio fra qualche minuto. Bene. Mentre sta per passare un monoprotagonista dell'era. Aspetta. Tutti penserebbero ora che questo è il fiume Mekong. Ma non è vero, perché questo qua è il confluente del Mekong, il Nan. Attenzione a non farvi trarre in inganno. E con voi il Franceschino con il suo nuovo casco Wave 100 accessoriato e l'Omitti. Solo Mitti. Bene. Se volete c'è il numero di telefono. Numero di telefono per prendere questo casco? Attenzione. La ditta Vitec. La ditta è? Vitec. Questo lo dobbiamo girare a Marco e Andrea. No, infatti c'è scritto anche davanti Vitec Helmet. Bene, il rumore alle spalle potrebbe farci pensare che questo fiume possa essere il Mekong. Non lo è. Il Mekong è poco dietro. Questo è un affluente di poco conto, ovviamente, mentre la zona è particolarmente ricca di vegetazione, ma anche ricca di spazzatura. E perché? Perché c'è rumore strano. Noi abbiamo visto due giovanotti qua che raccolgono le legna e siamo inseriti. La strada è là sotto. A più tardi.
Ese sí, dos días máximo te basta. ¿Cuánto pare? Yo hice un día y no hice el segundo. O sea, un día. Pero máximo, máximo, en dos días lo has visto todo. Incluso en un día, si apuras, puedes verlo todo en un día y así hace el ticket solo en un día. ¿Y ese también no tiene batería? Es decir, en el hotel te van a ofrecer el tuk-tuk. No, autobús. Bicicleta o no. Menos que esté dispuesto a hacer. 70 km in bici? Molto confortevole. No, la signora anzi ci aveva consigliato dicendo che i sedili sono. Sì? Sono comodi e. Ma forse un altro autobus. Per 70 per arrivare a uno dei templi. No, per te è meglio, ho detto. 70 è il templo más lejano. Per me è meglio. Però hai una dozzina di templi. Rispetto a chi minimavo. No, perché c'è una vuelta, diria che mai. 70 per arrivare a uno, 70 a rinnovo. Avanti. Dice che la strada è bella. Per arrivare a uno, dopo una vuelta. San Padino. Posto sconosciuto, abbiamo pagato 2000 dindi, 2000 clac, 20.000 lac, ovvero quasi più di 2 euro per entrare. Ci hanno detto che ci sono le grandi cascate, sentiamo con il rumore dell'acqua che fluisce, ma non vediamo cascate. La vegetazione è verde, siamo rammaricati per il cielo grigio. Si direbbe in termini migliori plumbeo, però la vegetazione è davvero rigogliosa, fitta e inaccessibile. Naman Village, abbiamo idea di cosa sia? No. C'è una zona che strada la chissà dove avrebbe portato, che non è segnata nel navigatore, siamo in piena esplorazione nella giungla del Laos. La discesa è facile per il motore, separazione di freni, comunque il terreno è molto facile perché non è per niente scivoloso. Le due considerazioni, ascoltiamo un po' i suoni della giungla. Ci sono. Ma che è? Con l'ombrello. What?
Aspetta, attendi. Non le divise? Questa no. Ecco qua, il passaggio sul fiume Nanghien a Dien Van. Vedete, la particolarità di questo ponte è che sono costruiti in legno. E te l'ho da subito una. Il passaggio è leggevole, ma ci vuole una certa esperienza anche. Ai, ti ho detto che era basso. Ciao. Questa è Ondiata Spike, dall'altra parte di Nanghien, dove si sviluppa la vita serale dei giovani turisti e della classe, della medium class del Laos. Qui c'è già gente che fa il giro. Fare tubing e no vabbè, loro fanno solo questi qua, il giro così con la barca a motore. Nel tempo potete vedere la bella struttura carsica delle montagne che circondano Bien Bien. Bien Bien è un banco. Attenzione casello, casello. La navigatrice ci dà informazioni quanto meno bizzarre. Una strada del genere. E ci presenta un casello. Però può arrivare solo per forza. No? Ah, vedi, guarda come sono tutti quanti. Questo è per gli anziani. Qua c'è dove prendono una persona a posto. E fanno il giro. Sono tutti cinesi. Cinesi e coreani. Cinesi e coreani sono i principali. Come ci ha trovato? Intenso. Qua. Altro ponte. E vedete che i ponti si susseguono. Facciamo cascare. Oh, stiamo cascando noi. Poi vendono una casa se vi interessa. Seguiamo loro. Dice di mandarsi, non lo so. Penso che la direzione se non male sia quella. Ecco qua la foresta del Laos. La sudorazione incombe. Abbiamo fatto una bella arrampicata di 200 metri e qua c'è la zipline che noi stiamo valutando di fare o meno. Vedremo, no, vedremo più tardi. È tutto bagnato, è tutto sudato. Siamo tutto sudato, questa è la base della zipline. Ma noi già l'abbiamo superata la base. E qua c'è la piana di Van Veng. E allora? Siamo in grado di confermare se Van Veng è veramente la capitale del divertimento? Sì, anche per gli adulti. Anche per noi? Sì. So and so. Dopo in me!
Comunque... No, qua siamo alla Laguna Blu, ci sono un sacco di attività da fare. C'è la zipline, ci sono i tuffi nella laguna, ci sono i palloni rotanti. I gonfiabili rotanti. Probabilmente e questo è quello che abbiamo visto noi finora. E noi ovviamente non faremo niente di tutto questo, non abbiamo neanche il costume. Ma qua la gente si fa i bagni vestiti. Sì. Ma poi hanno il cambio, se non lo comprano perché appositamente per i turisti ci sono bellissimi. E tipo le scarpine della signora, quelle azzurre. Sì, non è soltanto per giovani, anche con un'area di ristoro. Ci sono fogoni accesi, venditori di coppe. E danno poi uno shake. Ecco qua, il mang shake. Le signore hanno fatto il bagno vestite. Ah, vestite? Sì, no, no, quelle che stanno in no. E qua? Vengo là. Sì, c'è la grande arrampicata. Come on! Come on! What's your name? My name is Silly. Silly? Silly. Francesca Michele. Silly Santa Yacon. Cindy Santa Yacon. Ok. Da Chiang Mai. E qua sono le grotte di la Laguna Blu. Sì. E qua c'è Franceschina Blanco. Nota arrampicatrice delle montagne. Decisamente no. Hello. You're welcome. My name Boo. Ciao, Michele. Fit Boo. Qua che sta facendo la foto. Lega le tappine. Con l'imprendito è difficile questa operazione. Andate che no. Avevo su scecco. Ecco che si immergono. Minchia, sta finendo la telecamera. Ma tra l'altro lei c'ha una mano occupata dal telefonino, la videocamera. No, solo. E qua con gli amici della Thailandia. Thailand Chiang Mai. Thang Mai, Chiang Mai. Chiang Mai, Chiang Mai. E Golden Triangle. Eccolo qui il nostro eroe che scende. Quale? Scendi, dai, che stiamo cronometrando. Hai qualcosa da dire? Ah, stai vedendo un filmino? Sì. Atunka. Che è Atunka? Capunca. No, così. Al contrario, Franceschina. Ciao ciao.
guarda chi c'è qua davanti. Chi? Tom Kay. Mi stavano risultando i conti perché ero con questa macchinetta fotografica. Ma quando tirano? Non ti ha tirato. Ah? Ma non ci Ma te non è gratis. No, è pagamento. Dico che aveva i soldini e tutti quanti. Non ti ha visto c'era quello che ha i soldini che poteva tirare, sono venuti tutti per vedere come tirava. E ha colpito due palloncini su tre. Tutti due su tre. Ma io non ho capito, se fai due su tre non gli danno niente. Quindi anche per andare al pallone gonfiabile a pagamento. E questo marmocchio come scava? Sta scavando come un pazzo. Fine. C'è riso. La fabbrica di... Fimmi l'acqua. L'avevo detto, un pazzico ieri. Allo, Sabadì. Siamo in una stanza di grande selezione, top level. Siamo per fare i massaggi. Abbiamo contrattato anche su questo in maniera spudorata, però ho sbagliato. Io non sono entrata nell'ottica della contrattazione. A farlo prima, lo dovevo fare dopo. Ma comunque c'è anche da considerare che siamo a casa sua, nel suo letto. Siamo a casa sua, nel suo letto. Io faccio puzza e sono pieno di morsi zanzare che mi sono preso nella risaia. La ventola gira vorticosamente. Questo già considera nell'ora. Certo. Vero? Certo. E vedrai che si fanno le 12. Andiamo sul mercato. Eccoci qua. Andiamo con i rimborsi. A me, per me è andato a chiamare un muratore qua fuori. Che momentaneamente ha lasciato la cazzuola. Ehi! Hello! Hello! Il telefono. A dopo. Ponte dell'amicizia numero 1. Eravamo in Laos, siamo in Thailandia. Il ponte era comunista, scomparso. C'è il Mekong? Sono persone che attraversano a piedi comuni. Questa è guida thailandese. Dalla guida sa quando come hanno deciso da che lato doveva essere la guida, perché eravamo in una rada, siamo finiti nell'altra. Le scappe, c'è il treno che prenderemo più tardi e che il Laos fa soltanto un brevissimo tratto. Mentre in Thailandia diciamo che la rete è un po' più coperta, anche se non paragonabile a quelle dell'India, perché quelle dell'India beh, lì si parla anche di una
più grande. Popolazione... In India c'è una popolazione in movimento sul treno. C'è il numero di telefono da comporre appena si entra in Thailandia. Allora, siamo alla stazione di Tongkai. Dobbiamo andare da Bangkok, quindi abbiamo il treno notturno, prenderemo. Se il nostro ultimo... Domani lo sarà il nostro ultimo giorno di viaggio. Domani sarà abbiamo l'aereo per... E io per affogo Bangkok, il mio dolore. Per l'Italia. Nel pane al vapore. Ma può essere. Io affogo il mio dolore nel pane al vapore, che secondo me ha un ripieno di castagne. Marmellata di castagne. C'è quello anche il marmellata al porco. Perché si è seccata? E da questa parte invece c'è una serie di cose tipo pork, beef, lobster, chicken e altre cose. Qua. Il treno ci chiama, io forse mi farò la doccia, ma non è detto. Perché le condizioni igieniche sono veramente... No, ancora non così tragiche. Non così tragiche, però io sono... Sono sudato. Ma quello sempre. Quello sempre, eh. Va bene, a dopo. Treno come questo non l'ho mai visto, sbrigati. Seconda classe, non c'ha Bangkok, treno notturno, hanno sistemato i letti, si sta comodi, incredibile. Da di fronte, la raggiungiamo tra un secondo. Di fronte a noi, la nota viaggiatrice di treni notturni e bedbus, Francesca Blanco, che in questo momento sta risolvendo dei difficilissimi cruciverba. Lei è grande viaggiatrice di treni notturni, ma anche... Ecco, vedete, c'è la telenovelas. Temperatura interna 21 gradi, temperatura esterna 27 gradi. A chiappa. C'è sempre un caldo. Poi una serie di informazioni che sono la disponibilità delle toilette. Ah sì, tutti i tipi. L'orario ovviamente. La velocità? 92 km all'ora, non mi sembra troppo. E quel 557 è l'orario stimato di arrivo? L'orario stimato di arrivo. E poi andremo a leggerle meglio. Facciamo un cruciverba in diretta. Studia le reazioni provocate dall'energia luminosa. Studia le radiazioni? Le reazioni provocate dall'energia luminosa. Luminosoterapia. Giusto, abbiamo indovinato, grazie. Abbiamo il piacere di avere con noi in questo... Aspetta, per noi era no. Abbiamo il piacere di avere con noi in questo momento molto delicato, il top player di oggi, Francesca Blanco. Allora, l'abbiamo incontrata... L'abbiamo incontrata stamattina... Ah, tutti ordinati. No, non è vero. No, non è vero.
più disordinati. C'è stato il che ci ha dato il via per entrare. L'abbiamo incrociata stamattina. L'abbiamo incontrata stamattina alla stazione. Stava veramente male. Ok, thank you. Ma qua non si apre. Stamattina abbiamo incontrato vomitante. Però ora si è ripresa. Il viaggio in treno è stato pesante e oggi ha affrontato la città di Bangkok. Come ormai tutti noi la conosciamo. Tigre. Lumbini. Lumbini Station. Le curve della metro ci fanno compagnia. Questo vedi che è l'ultimo momento a Bangkok. A cielo aperto. La Giordania ci aspetta, mettila così. Poi Roma, poi è la grandina per me, la testa. E mamma e papà, Wimbley, Orlandino, quanti? Però, no, una cosa che...